quello che abbiamo visto nelle due lezioni precedenti è stata l'organizzazione del calcolatore e abbiamo visto, facendo anche riferimento al modello carta e penna, che come nel caso di un esecutore umano sia le istruzioni che devono essere eseguite sia i dati sono memorizzati sul foglio di carta, nel caso del sistema di calcolo le informazioni sono memorizzate in una particolare struttura che si chiama memoria. Abbiamo anche visto che la memoria è organizzata in registri, i registri sono aggregati di singole celle elementari che possono contenere il valore numerico 0 o il valore numerico 1. E la volta scorsa abbiamo anche discusso che con registri che contengono aggregati di informazioni elementari tipo binario potevamo codificare tutte le informazioni che ci servivano. Vale a dire, abbiamo visto come era possibile codificare dei numeri, siano numeri reali, numeri interi, ma anche caratteri, e abbiamo discusso sulla quantità di bit che ci servono per poter esprimere informazioni di una certa cardinalità. Poi la volta scorsa abbiamo anche discusso sul fatto che da una parte io devo codificare i dati, ma dall'altra parte in memoria ci devo mettere anche le istruzioni, perché tutto quello che il nostro esecutore fa deve essere scritto nel suo foglio di carta, vale a dire nella memoria. E abbiamo discusso sul fatto che le istruzioni vengono codificate anche loro attraverso un formalismo molto semplice, che è costituito da una parte che rappresenta il codice operativo e da uno o più operandi. Il codice operativo rappresenta codifica l'istruzione che voglio eseguire. Quindi, per esempio, se io ho quattro istruzioni che voglio eseguire, devo scegliere il numero minimo di bit per poter codificare quattro cose diverse. In questo caso, se ho un linguaggio macchina molto semplice che contiene solo quattro istruzioni, mi bastano 2 bit, perché 2 al quadrato fa 4. Abbiamo visto che su n bit io posso rappresentare 2 alla n cose diverse. Chiaramente un linguaggio macchina deve contenere una quantità di istruzioni più ampia, quindi avremo un numero maggiore di bit. Per semplicità possiamo fare l'ipotesi che il nostro sistema abbia 8 bit per rappresentare le istruzioni. Poiché 2 alla 8 fa 256, un registro di 8 bit può codificare 256 istruzioni elementari diverse che può eseguire il nostro processore. Dato che un'istruzione è un po' più complessa di un dato elementare, abbiamo detto che noi rappresentiamo da una parte il codice operativo e poi gli operandi. Quindi un'istruzione non ce la facciamo a metterla in un solo registro di 8 bit, ma per codificare un'istruzione useremo più registri di 8 bit consecutivi. Nell'esempio che ho fatto qui abbiamo, per esempio, un registro che rappresenta il codice operativo e uno o più registri che rappresentano gli operandi. Quindi potrei avere, ad esempio, che la mia istruzione è codificata su 3 bit, su 3 byte, scusatemi. Il primo byte rappresenta la codifica del codice operativo, gli altri 2 byte contengono gli operandi. Ma abbiamo discusso l'altra volta, ma questo operando che cosa rappresenta? Bene, se io devo dire, devo fare l'istruzione x più y, in algebra voi scrivete il simbolo x, il simbolo più, il simbolo y. Bene, questa istruzione, se la voglio rappresentare nel mio calcolatore, al posto del simbolo matematico più, scriverò nel codice operativo la sequenza di bit che codifica l'operazione di somma. Poi nel primo operando devo rappresentare il letterale x, nel secondo operando devo rappresentare il letterale y. Ma qua dentro che ci scrivo secondo voi?
Beh, abbiamo detto che nella, diciamo, nell'esempio dei linguaggi di programmazione e quindi dell'architettura dei calcolatori, le variabili, quindi letterali x e y, rappresentano di fatto l'area di memoria dove si trova il dato contenuto in quella variabile. Quindi se io voglio fare un'operazione somma x e y, per poterla eseguire il mio esecutore informatico dovrebbe leggere qui l'indirizzo di memoria dove si trova il dato x, va in memoria, prende il contenuto di questo registro e lo copia nell'unità aritmetico-logica. Poi qua c'è il secondo operando, va in memoria a questo indirizzo, prende il contenuto e lo va a mettere nell'altro registro dell'unità aritmetico-logica, fa la somma, il risultato viene memorizzato sul registro dell'unità aritmetico-logica e poi vedremo che cosa dovrò farmene. Quindi l'operando rappresenta in generale l'indirizzo di memoria dove trovo il dato, così come se sto eseguendo col modello carta e penna, quando io ho associato un'area del foglio alla variabile x, il valore numerico che assume quella variabile lo vado a scrivere in quell'angolo. Alla stessa maniera, in un'architettura di un sistema di calcolo, l'operando rappresenta l'indirizzo dove si trova il dato. Quindi nella forma più semplice noi possiamo scrivere l'operazione x più y, ma io posso anche scrivere in algebra x più 5, dove sto intendendo che voglio fare un'operazione di somma tra un letterale, cioè una variabile che può assumere un qualunque valore, e la costante numerica 5. Alla stessa maniera io qua posso indicare nel campo operando sia l'indirizzo dove si trova il dato, ma anche ad esempio il valore numerico 5 che scrivo direttamente qui dentro. Chiaramente dovrò dire, mediante un'opportuna codifica, se questo operando va inteso come letterale, cioè come indirizzo di memoria dove trovo il dato, oppure va inteso come dato immediato. E secondo voi questa informazione come gliela posso dare al mio esecutore informatico? Prenderò alcuni dei bit che stanno nel codice operativo e gli dirò: fammi la somma tra letterali, fammi la somma tra un letterale e una costante numerica, fammi la somma tra due costanti numeriche. Allora, quali sono i casi possibili? Che qua ho due letterali, cioè ho due variabili, oppure ho due costanti numeriche, oppure ho una costante numerica e un letterale, oppure ho un letterale e una costante numerica. Di quanti bit ho bisogno per scrivere questa informazione? Due bit. Quindi potrei per esempio pensare che nel codice operativo ci sono 6 bit per rappresentare l'operazione e gli ultimi due mi dicono come vanno interpretati gli operandi. Allora, quando io rappresento su 6 bit l'operazione che devo fare, una delle istruzioni, il mio esecutore prima guarda i primi 6 bit del codice operativo e capisce se deve fare una somma, una sottrazione o quel che sia, poi guarda gli ultimi 2 bit e capisce come deve interpretare gli operandi. Per esempio, se io codifico 00, sono due operandi di tipo letterale, quindi devo andare in memoria, sono due variabili. 11 sono due costanti numeriche. 10, il primo è un letterale, il primo è una variabile, il secondo è una costante. 01, il primo è una costante, il secondo è un letterale. Allora il nostro esecutore che fa? Se vede 00 qui, prende questi bit, va in memoria a prendere il valore numerico, lo carica nell'unità aritmetico-logica, prende questi altri bit,
va in memoria a quell'indirizzo, prende il valore numerico e lo va a mettere nell'unità aritmetico-logica. Se invece qua vede due costanti, o una costante o un letterale, fa molto prima, perché prende direttamente questi bit e li va a caricare nel registro dell'unità aritmetico-logica e fa direttamente l'operazione. Quindi abbiamo capito una cosa, che attraverso una codifica in bit io posso dire in un linguaggio molto semplice al mio esecutore tutto quello che lui deve fare per eseguire questa istruzione. Però una cosa abbiamo capito, che per eseguire un'istruzione io ho bisogno di andare in memoria a prendermi le informazioni che mi servono. Se voglio eseguire questa istruzione devo andare in memoria e mi devo prendere questi 3 byte per poterli esaminare e capire che cosa devo fare. Ragazzi, quando abbiamo fatto il modello carta e penna, abbiamo detto che il nostro esecutore legge sul foglio di carta le istruzioni e poi si porta con l'indice le istruzioni che sta eseguendo. Quindi lui legge l'istruzione, così come il nostro, e dove la legge? Dal foglio di carta. Il nostro esecutore, per leggere l'istruzione, va in memoria e a partire da un certo indirizzo lui sa che in memoria ci sono scritte le istruzioni. Quindi ogni qualvolta vuole eseguire un'istruzione, va in memoria e prende 3 byte per leggere quello che deve fare. Poi, una volta che ha capito che istruzione è e ha capito, guardando questi ultimi 2 bit, come deve considerare l'operando, torna in memoria per acquisire i dati che gli servono e per fare l'operazione. Quindi capite, in tutto il ciclo di vita del nostro programma, l'esecutore informatico, una cosa che fa una continuazione, va in memoria, prende le informazioni che gli servono, le usa, torna in memoria, scrive in memoria i risultati. Quindi un passaggio fondamentale per capire come funziona il nostro sistema è quello di capire in che modo il processore centrale, che è il nostro esecutore informatico, legge e scrive i dati dalla memoria. Allora, prima di andare a esaminare questo meccanismo, poiché io vi ho detto che gli operandi rappresentano o delle costanti numeriche, ma possono rappresentare anche gli indirizzi di memoria dove si trova il mio dato. Allora, abbiamo capito che per il codice operativo 8 bit possono andare bene, perché comunque sia, anche se usassi 6 bit solo, 6 bit mi danno una gamma di istruzioni abbastanza ampia. Allora vi chiedo, ma invece se io voglio rappresentare con 8 bit un indirizzo di memoria, vi chiedo, con 8 bit a disposizione, quanti indirizzi diversi posso esprimere? Ragazzi, questo è un concetto molto importante. Non so quanti di voi, immagino la totalità di voi, possegga un computer. Alcuni di voi hanno installato un sistema operativo, ad esempio Windows 7, Windows 8, Windows 10, quel che sia, che può essere o a 32 o a 64 bit. Allora, secondo voi qual è più efficiente? Uno dice, mo mi metto questa a 64, mi metto questa a 32. Qual è il ragionamento che si fa? Sì, uno dice 64 perché 64, essendo più grande di 32, ci dà l'idea che sia una cosa migliore. Ma dobbiamo cercare di capire se è meglio e soprattutto perché è meglio. Cioè, questa dimensione in bit, a che cosa corrisponde? Allora, facciamo un semplice ragionamento. Se io ho un registro di 8 bit, abbiamo detto che posso esprimere al più
valori numerici dentro questo registro pari a 2 alla 8, cioè a 256 cose diverse. Allora potrei per esempio esprimere i numeri naturali che vanno da 0 a 255. Allora, se questa è la capacità del mio registro, io non posso fare altro che esprimere valori numerici in questo intervallo. Allora, qual è l'assunzione che devo fare? Che la mia memoria centrale, che è fatta di registri, è fatta di registri che io ho numerato da 0 a 255. Quindi è un po' come se io avessi scritto questo. La mia memoria è fatta di registri, questo lo chiamo 0, 1, 2, 3, eccetera, eccetera, fino a 255. Allora, quando io indico la variabile x, io dico, guarda, la variabile x l'ho messa nel registro numero 3. La variabile y l'ho messa nel registro numero 5. Allora, questa è l'operazione somma la variabile x alla variabile y. Allora, nel campo operando su 8 bit ho scritto il valore 3. Questo in binario è il valore 3. In quest'altro campo ho scritto il valore 5. Allora, questi bit rappresentano l'indirizzo dove si trova la variabile x. Questi altri bit rappresentano l'indirizzo dove si trova la variabile y. In questi bit qua mi sto inventando, in questo momento, la codifica dell'operazione somma. Poi qua ci scrivo 00 per indicare che questi due registri vanno intesi come delle variabili, e quindi che questi valori rappresentano l'indirizzo in memoria del mio dato. Allora, se io ho scritto queste in questi 3 byte, ho codificato l'istruzione somma la variabile x alla variabile y. Il mio esecutore prende questi primi bit e capisce che è un'operazione di somma, guarda questi altri due e capisce che i due operandi rappresentano delle variabili. Allora va in memoria a questo indirizzo, supponete che qua c'è scritto 12, prende i bit corrispondenti a questo numero e li va a mettere nell'unità aritmetico logica. Poi va in memoria a quest'altro indirizzo, prende questi altri bit, immaginiamo ad esempio che qui ci sia scritto il valore 8, fa la somma e si conserva al suo interno il risultato. Quindi questa è la semplice codifica di un'operazione di somma. Però, facendo l'ipotesi che qua ci sono 8 bit, io ho una memoria a disposizione che al più può essere grande da 0 a 255. Ragazzi, vi sembra reale una memoria che va da 0 a 255? Quando acquistate un computer oggi, la memoria RAM che avete a disposizione di che ordine di grandezza è? Ma perlomeno 4 giga. Allora, è chiaro che 8 bit non mi servono a niente, cioè mi fanno esprimere una memoria piccolissima. Se io ho una memoria che ha la capacità di... devo esprimere valori che vanno da 0 a 4 miliardi, ho bisogno di una quantità di bit tale che n, che 2 alla n sia pari a 4 miliardi. E quindi i registri devono essere di dimensioni perlomeno pari a 32 bit per poter esprimere dati in quest'ordine di grandezza. Chiaramente, se poi comincio ad avere un sistema che può avere 8 giga, 32 giga, eccetera, devo aumentare la dimensione dei registri.
Ecco che i sistemi più moderni hanno registri a 64 bit perché vi permettono di indirizzare spazi di memoria che sono molto più grandi e quindi i 32 bit non mi servono più. Allora capite che se io ho registri più grandi posso indirizzare uno spazio di memoria più ampio. Se il mio linguaggio macchina avesse operandi a più di 32 bit, io non posso esprimere indirizzi più grandi di 2 alla 32. Se devo esprimere uno spazio di memoria più grande, devo chiaramente aumentare la dimensione degli indirizzi. Allora, nell'organizzazione dei calcolatori, per evitare di avere qua degli operandi così grandi, esiste il concetto che si chiama della paginazione. Cioè, di fatto, io esprimo il mio indirizzo è fatto di un indirizzo di una parte che mi individua la pagina. La pagina si può considerare come un blocco di m registri. Allora, per esempio, con 16 bit io individuo 2 alla 16, cioè 64k pagine. In ogni pagina ho ancora altri 16 bit e quindi posso esprimere altre 64.000 registri all'interno di questo blocco. Allora, in questa maniera, se io sto lavorando su una pagina, posso esprimere l'indirizzo in forma più corta, perché dico sono arrivato qui dentro e nell'operando ci metto solo i bit per dire se vado da 0 a 64.000 che sono i registri, per esempio, inclusi in questa pagina. Quindi troverete spesso, quando si parla dell'architettura dei calcolatori, il concetto della paginazione. La paginazione serve appunto a evitare di esprimere con un unico indirizzo tutto il, con un unico insieme di bit, l'indirizzo completo. Per poter risparmiare spazio, di fatto gli operandi rappresentano, se volete, l'offset, cioè qual è la posizione del registro dentro la pagina. Quindi, per esempio, posso dire questo è il registro 7 della pagina 54. Allora, i primi 16 bit individuano qual è l'indirizzo della pagina, i secondi 16 bit mi dicono qual è la posizione del mio registro all'interno della pagina. Questo giusto per risparmiare un poco di spazio in termini di lunghezza di registri. Altrimenti qua c'è poco da fare. Se devo rappresentare più di un gigabyte, ho bisogno di avere un numero di bit più ampio, addirittura superiore a 32, per poter rappresentare questo insieme così grande di dati. Allora, cerchiamo di capire, visto che la memoria centrale è un organismo così importante con il quale il processore colloquia di continuo, andiamo a guardare un po' più nel dettaglio come è organizzata questa memoria centrale. Abbiamo detto che la memoria centrale è organizzata in registri. Il registro è l'unità minima indirizzabile, cioè quando io leggo un registro non è che leggo questo singolo bit, ma prendo tutti insieme questo blocco di 8 bit e lo sposto dalla memoria centrale al processore. Quando voglio scrivere, io prendo un blocco di bit e direttamente lo vado a scrivere in memoria a quell'indirizzo. Allora, una cosa è chiara. Oggi, per quanto esistano tipi di memorie diverse, di capacità molto diverse, però ormai è universalmente accettato il fatto che la memoria è organizzata in registri e questi registri hanno 8 bit. Cioè il singolo indirizzo di memoria corrisponde a un aggregato di 8 bit. È chiaro che 8 bit sono pochini, se devo esprimere un carattere va anche bene,
Ma se devo esprimere un numero, abbiamo visto che 8 bit sono pochini e tra un po' vi farò vedere come si supera questo problema. Allora, abbiamo detto che il nostro processore centrale, per la stragrande maggioranza delle operazioni che fa, non fa nient'altro che andare a leggere qualche cosa dalla memoria e portarlo nei suoi registri interni, o andare a scrivere qualche cosa in memoria. Allora, è chiaro che se io devo leggere o scrivere qualche cosa, ho bisogno di una linea di comunicazione. Abbiamo visto che il bus rappresenta questa linea di comunicazione. Allora, cerchiamo di capire però questo bus alla fin fine come è fatto. Oggi, quando voi acquistate un calcolatore, vi chiedono: ma vuoi una scheda madre che ha un bus IDE, EIDE, SCSI? Tutte queste sigle rappresentano il tipo di bus, cioè il tipo di linea di comunicazione che esiste tra il chip del processore centrale e tutte le schede che abbiamo visto essere attestate sul nostro computer. Quindi il punto fondamentale è: ogni qualvolta devo fare un'operazione, devo coinvolgere questa linea di comunicazione per scambiare i dati. Allora, immaginiamo per un attimo che questo è il processore centrale e che questa sia la mia memoria. Qua c'ho una linea di comunicazione. Allora, se io voglio comunicare qualche cosa con la memoria, avrò bisogno di un registro dove io scrivo la mia informazione. Attraverso questo registro, attraverso il bus, io faccio arrivare la mia informazione in un altro registro, da questo registro la butto in memoria. Secondo voi perché mi servono questi due registri? Ragazzi, questa è una linea fisica di comunicazione. Allora, se io voglio comunicare qualche cosa, devo prendere l'informazione, la deposito temporaneamente in un registro. Ovviamente il mio processore centrale ha una sua parte di memoria interna, quindi la comunicazione tra questo registro e la memoria interna avviene in maniera molto rapida attraverso quello che si chiama il bus interno del processore. Qui invece questi due organi sono fisicamente separati. Anche la memoria ha tutti i suoi meccanismi per scambiare le informazioni con questo registro. Però poiché queste due unità, anche sulla scheda madre, le trovate proprio fisicamente separate, devono essere messe in contatto elettrico attraverso questi fili. Allora, ci sarà sempre un registro dove io scrivo il mio dato. Attraverso questi fili il dato arriva a quest'altro registro che è collocato sul circuito elettronico della memoria, proprio sul chip di memoria, e attraverso il meccanismo interno questi dati passano dal registro alla memoria. Allora, questo perché ci deve essere proprio un contatto elettrico. Nell'esempio di prima abbiamo visto che il bit può essere rappresentato per esempio come un segnale in tensione. Allora, se io voglio scrivere un bit, di fatto che devo fare? Devo mandare un segnale in tensione lungo questi fili e arriva al corrispondente componente che sta qua. Cioè, qui sta viaggiando un segnale elettrico. Allora, se io voglio scrivere 8 bit, qui ho 8 componenti che hanno un segnale in tensione.
Per esempio, supponiamo che la tensione più 5 volts significhi c'è scritto 0. Meno 5 volts vuol dire che c'è scritto 1. Mi sto inventando una codifica. Allora, se io voglio passare questi bit da qui a qui, ci deve essere un filo che cammina qua, che mi porta questo segnale in tensione qui. Se qua c'è più 5, qua deve avere più 5 per copiare la stessa informazione. Quest'altro bit attraverso un altro filo mi porta quest'altro segnale in tensione e così via. Quindi a livello fisico questi sono fili elettrici lungo i quali passa un segnale elettrico. Quando voglio scrivere abilito, è come se chiudessi un contatto e mando questi segnali elettrici che vanno a posizionarsi, vanno ad attivare i componenti elettronici che stanno da questa parte qui. Allora, se io voglio scrivere un valore in memoria, nell'esempio di prima o voglio leggere un valore dalla memoria, nell'esempio di prima volevo andare a leggere il contenuto della variabile x che si trova all'indirizzo 5. Quali sono le informazioni coinvolte? Voglio prendere il dato numerico che si trova a quell'indirizzo. Quindi avrò bisogno di acquisire dei bit che rappresentano il dato numerico. Ma devo anche dire alla memoria, guarda, vammi a prendere il dato che si trova all'indirizzo 5. Ma l'indirizzo di memoria è anch'esso un valore numerico. E abbiamo visto che mi servono un certo numero di bit per esprimere un indirizzo. Allora, secondo voi questo bus come dovrebbe essere fatto? Qualcuno lo sta dicendo, mi serve una parte del bus per indicare l'informazione indirizzo di memoria, una parte del bus per indicare l'informazione il dato che voglio leggere o scrivere, e poi mi servirà un altro filo, almeno, dove gli dico, guarda, voglio leggere qualche cosa o voglio scrivere qualche cosa. Quindi è come se il mio bus fosse composto da tre parti: un bus indirizzi, un bus dati, un bus controllo. Allora, il bus quindi, che deve mettere in comunicazione due entità. Per esempio, quando il processore centrale vuole leggere qualche cosa, lui è il master, cioè quello che comanda l'operazione. Lo slave in inglese vuol dire comandante e schiavo. Il master è quello che ha il controllo dell'operazione. Lo slave è quello che la subisce. Allora, il processore vuole parlare con la memoria. Vuole leggere qualche cosa dalla memoria, mette nel bus indirizzi l'indirizzo del dato che vuole leggere, manda sulla linea di controllo l'informazione voglio leggere qualche cosa, lo slave riceve questa informazione, guarda l'indirizzo, prende il dato che ha quell'indirizzo e lo mette sul bus dati. Attraverso il bus dati, il dato che ho letto ritorna al master. Quindi la comunicazione avviene in maniera sincronizzata tra il processore centrale e la memoria utilizzando queste informazioni. Quindi il bus indirizzi è fatto da insiemi di fili che rappresentano l'indirizzo del dato, il valore del dato, l'operazione che voglio fare. Se il mio processore centrale volesse scrivere qualche cosa in memoria, che cosa dovrebbe fare? Prende il dato che vuole scrivere e lo mette sul bus dati, prende l'indirizzo dove lo vuole scrivere e lo mette sul bus indirizzi, abilita la linea di controllo scrivi. Queste informazioni arrivano allo slave. Lo slave guarda la linea di controllo e capisce che è una scrittura. Attraverso l'indirizzo capisce dove voglio scrivere il dato, prende questi bit e li va a mettere in memoria a quell'indirizzo. Ho effettuato un'operazione di scrittura.
Quindi il bass è a un primo livello uno potrebbe pensare che il bass è fatto solo da fibre, ma in realtà quando abbiamo visto il modello di von Neumann, il modello del processore, abbiamo visto che il processore è attestato sul bus, la memoria è attestata sul bus, l'hard disk è attestato sul bus, il video sta sul bus, la tastiera sta sul bus, la porta USB per la stampante sta sul bus e così via. Allora il bus è la linea di comunicazione attraverso il processore, parla con tutti questi dispositivi. Allora, che cosa succede se contemporaneamente io voglio fare una scrittura, però c'è per esempio il mouse che sta sulla porta USB che manda un segnale al processore? Ci possono essere più richieste di utilizzo del bus perché il bus è uno, ragazzi, il bus è uno solo. Il processore è uno. Può essere un dual core, un quad core, un octa core, quello che volete voi, ma è un unico componente di memoria che è attestato su un unico bus. Quindi, per quanto qui dentro ci possano essere più core, cioè più unità di calcolo indipendenti, però la linea di comunicazione è sempre una. Allora ci vuole un organismo intelligente che prenda il controllo del bus. Questo è quello che si chiama il controller del bus. Il controller del bus è un dispositivo intelligente, è un altro processore che sta là dentro, per farvela breve, che decide quando ci sono più richieste concorrenti per accedere al bus, chi deve andare per primo. Quindi è lui che decide, con delle politiche che si chiamano di scheduling, il modo in cui vuole dare alle diverse risorse questa unità, tenendo conto che quest'unità è una, e quindi in un certo istante di tempo due entità che sono attestate sul bus ne fanno richiesta, e il controller dice: ok, tu sei master, tu sei slave, per qualche istante di tempo utilizzate voi questa linea e scambiatevi le informazioni. Allora, guardiamo un pochino più nel dettaglio quello che troviamo dentro il chip del processore. Allora, io qua ci ho messo proprio le cose minime che deve avere il processore. Allora, dentro al processore c'è un'unità di controllo. Questo è proprio il cuore del sistema, cioè è diciamo la parte della circuiteria che presiede a tutte le operazioni che vengono fatte dentro il processore. Poi abbiamo diversi registri, ma quantomeno ci vuole un program counter, poi un registro che funge da accumulatore. E poi abbiamo un memory address register e un memory data register. Ragazzi, perché abbiamo detto che quando voglio scambiare informazioni sul bus ci deve essere sempre un registro che ha certi valori nei bit, attraverso questi fili questi valori vengono passati a un altro registro. Allora, se devo scambiare un dato, mi serve un registro che contiene il dato che attraverso il bus dati arriva all'altro registro. Ma perché abbiamo detto che io devo mandare anche gli indirizzi, mi servirà un altro registro dove scrivo gli indirizzi che attraverso il bus indirizzi mi porta l'indirizzo da quest'altra parte della memoria. Quindi dentro al processore avremo sempre un memory address register e un memory data register. Il memory address register è un registro che conterrà l'indirizzo del dato che voglio leggere o scrivere. Il memory data register conterrà il valore che io voglio leggere o scrivere. Poi abbiamo l'unità aritmetico logica. Poi abbiamo un instruction register. Allora,
Quando vi ho detto prima, il nostro esecutore per leggere un'istruzione va in memoria e si prende tutta l'istruzione, ma questa istruzione è fatta del codice operativo e degli operandi. Allora, quantomeno il mio processore va in memoria, prende il codice operativo e se lo mette in questo instruction register. Qui dentro capisce qual è l'operazione che deve fare e poi torna in memoria a prendersi le informazioni. Il registro A e il registro B sono due registri che mi fungono da accumulatori, cioè rappresentano quella memoria, quei registri di memoria interni al processore. Dopodiché questi due registri sono direttamente collegati con il bus. Quindi questo è quello che c'è dal lato processore. Abbiamo detto che il trasferimento da CPU alla memoria viene realizzato utilizzando come master la CPU e deve precisare qual è l'indirizzo del dato da trasferire, deve ricevere o trasmettere il dato dalla memoria e deve specificare se è un'operazione di lettura o scrittura verso la memoria. Quando voglio fare una lettura, che cosa devo fare? La CPU scrive l'indirizzo del dato da trasferire sul memory address register, dopodiché mette sul bus di controllo il fatto che vuole effettuare un'operazione di lettura. Dopo un certo intervallo di tempo si aspetta di trovare sul memory data register il dato letto. Ragazzi, questa cosa dobbiamo capirla proprio bene, perché a me non interessa che voi diventiate dei programmatori in linguaggio macchina. Voi non programmerete mai in linguaggio macchina, se non in casi molto particolari. Vi potrebbe capitare di dover scrivere un piccolo driver per pilotare uno strumento. A me è capitato, per esempio, quando mi occupavo di automazione industriale, di avere una bilancia elettronica che aveva una porta particolare e bisognava, non c'era standard il driver per quella porta e me lo sono scritto io in assembly. Oggi come oggi penso sia molto difficile che vi capiti una cosa del genere, ma certamente questa è la cosa, diciamo, più difficile che vi possa capitare programmando il linguaggio macchina. A me perché interessa molto che voi capiate che succede a livello fisico? Perché se capite quello che succede a livello fisico, capite qual è il significato delle istruzioni che scrivete in un linguaggio ad alto livello. Allora, quello che stiamo vedendo è una forma semplificata dell'architettura del processore, ma che serve a farvi capire questo aspetto particolare, che è molto importante per scrivere dei programmi che non siano troppo complessi o troppo lenti da essere eseguiti. Quindi dovete avere coscienza, quando scrivete un'istruzione, che cosa succede a livello fisico. Allora, proviamo a ripercorrere quello che succede quando il processore vuole leggere qualche cosa. Allora ragazzi, per leggere qualche cosa vuol dire che in questo memory data register deve finire il contenuto di un registro che sta in memoria. Allora, supponete che io voglio leggere. Allora, per leggere qualche cosa, che faccio? Supponiamo che voglio andare a prendere questo valore qua. Allora, nel memory address register che cosa vado a scrivere? In questo registro ci scrivo il valore 3. Allora, in bit questo valore 3 mi finisce sul bus indirizzo. Dopodiché abilito nel bus di controllo il fatto che voglio leggere e lungo questi fili corrono queste informazioni.
che arrivano alla memoria. La memoria prende questo bus indirizzi e prende questa informazione read. Allora, quando legge read, che cosa fa? Usa questi bit per andare a selezionare tra tutti i suoi registri proprio il registro numero 3. Prende questi bit e li va a spostare sul bus dati. Attraverso il bus dati questi bit corrono qui dentro e vengono poi copiati nel memory data register. Quindi le operazioni quali sono? Allora, in primo luogo, vedete, in rigetto c'è, questa è la linea di controllo, quindi ho abilitato un'operazione read. Al primo colpo di clock del processore butto questa informazione qua. Dopodiché allora, quando voglio leggere, abilito l'operazione di lettura, metto il contenuto dell'indirizzo sul bus e l'informazione arriva alla memoria. Dopodiché, secondo voi, il processore che fa? Ragazzi, questo signore qua viaggia alla velocità del gigahertz, perché prendete oggi un computer, diciamo, di ultima generazione, ci mettete un processore i7, il suo clock è intorno di 2,5-2,6 GHz come frequenza, quindi questo signore qua viaggia alla velocità, il suo orologio interno spara 2 miliardi e mezzo di colpi al secondo, quindi questo corre come un pazzo. Quando ha messo l'informazione sul bus, a parte il tempo di trasferimento del dato sul bus, la memoria ha un suo tempo per capire che qua c'è un'operazione di lettura. Attraverso il bus indirizzi selezionare il registro e mettere il valore del registro sul bus dati. Quanto tempo ci impiega la memoria a fare questa roba? Quando prendete una memoria RAM anche veloce, ma le memorie veloci oggi hanno tempi dell'ordine dei nanosecondi. Quindi questo signore qua si mette a aspettare che la memoria faccia il suo tempo e con queste informazioni prenda il dato e me lo mette sul bus dati. Dopodiché su questi fili scorre il dato, il processore, dopo aver aspettato un tempo pari alla velocità della memoria, con un altro colpo di clock abilita il trasferimento del dati di questi valori dal bus in questo registro. L'operazione si è completata. Qualche anno fa, quando ho cominciato a programmare io, era l'utente che io mi costruivo da solo il computer montandolo sulle schede. Allora il problema era: c'ho un processore veloce, c'ho la memoria che è piuttosto lenta, che cosa può succedere? Che il processore, passato il tempo che lui ritiene sufficiente per avere il dato, prende quello che ci sta qua e se lo legge. Ma se è andato troppo veloce e la memoria nel frattempo il dato non gliel'ha mandato, lui che si legge? Quei valori elettrici che casualmente stanno qui sopra, e quindi si sta pigliando numeri all'otto. Allora, una delle cose che facevamo noi quando il processore andava in blocco perché non c'era più, si perdeva la sincronizzazione tra memoria e processore, si inserivano a mano i cosiddetti cicli di wait, cioè come se dicessi al processore: guarda, dopo che hai fatto questa richiesta, aspetta 7, 8, 10 colpi di clock, perché devi dare il tempo a questa memoria che è più lenta di fare la stessa cosa. Oggi questi settaggi sono direttamente interni alla scheda madre del processore, quindi non si fanno più.
e c'è una sincronizzazione più precisa tra processore e memoria. Però ragazzi, la logica è rimasta sempre la stessa. Il collo di bottiglia di questi sistemi rimane ancora la memoria, perché con le velocità del processore potremmo essere molto più rapidi, ma le memorie, per quanto la tecnologia stia andando molto avanti, le memorie hanno fatto molti più progressi per quanto riguarda le capacità. Vi do un ordine di grandezza. 1980, il processore della famiglia Intel 8086 avevano processori con clock dell'ordine del megahertz. Le memorie erano memorie dell'ordine dei K. Uno prendeva un processore che aveva una memoria centrale di 128K, 256K. Oggi K sono 1000, oggi siamo a giga, miliardo. Quindi l'hard disk che avevo sul primo computer era un hard disk che aveva 20 megabyte. Oggi un hard disk, se non ha 500 giga o un tera, è una roba vecchia. Quindi capite, siamo andati ordini di grandezza come capacità, ma le velocità sono cresciute di uno o due ordini di grandezza. Sugli hard disk siamo sempre sull'ordine, prima erano 100 millisecondi, mo sono 9-10 millisecondi. Le memorie erano 100 nanosecondi, mo qualche nanosecondo. Quindi qui abbiamo guadagnato sì e no un ordine di grandezza. In capacità abbiamo guadagnato 3-4 ordini di grandezza. I processori sono diventati velocissimi. Però il problema vero è la velocità con la quale la memoria individua il dato che io voglio leggere o scrivere e lo scambia con il processore. Quindi questo è quello che il mio processore vuole fare se vuole leggere un dato dalla memoria. E se vuole scrivere un dato in memoria, che fa? Abbiamo detto che per scrivere metto il dato che voglio scrivere sul memory data register, l'indirizzo al quale voglio scrivere il dato sul memory address register e abilito un segnale di scrittura. Quindi in pratica che succede? Che io memory address register metto l'indirizzo, abilito l'operazione di scrittura, quindi il segnale write, e nel memory data register metto il dato che voglio scrivere. Tutti questi bit, camminando lungo il bus, arrivano alla memoria. Il componente di memoria, il chip di memoria, guarda che è un'istruzione di write. Allora prende il bit dal bus indirizzi e sceglie il registro dove voglio scrivere, prende il bit dal bus dati e lo va a scrivere qui dentro. Quindi questa è la... Ovviamente il processore, una volta che ha messo queste informazioni qua sopra, avvia l'operazione e dopo n nanosecondi ritiene conclusa l'operazione di scrittura e passa a fare un'altra operazione. Quindi ragazzi, non c'è un sincronismo diretto tra queste due unità. Quando due unità vogliono comunicare, possono avere quello che si chiama un handshake. Handshake in inglese vuol dire stringersi la mano. Sarebbe come dire: guarda, io voglio, immaginate che io e lui parliamo, io gli dico: guarda, voglio mandarti qualche cosa. Lui mi risponde: ok, sono pronto. Io gli dico: te la mando. Lui mi risponde: va bene, mando il dato. Gli chiedo: ti è arrivato? Lui mi dice sì. Allora è finita l'operazione. Cioè c'è una linea, c'è una comunicazione attraverso la quale due unità si scambiano queste informazioni e c'è una verifica che il dato sia arrivato correttamente. Ragazzi, qua non c'è nulla di tutto questo. Io devo mandargli qualche cosa, allora io dico: guarda, ti sto mandando qualche cosa, gliela mando e poi passo a fare altro.
cioè non gli chiedo conferma se questa informazione è arrivata oppure no. Questo è quello che succede con queste operazioni. Il processore mette su basta le informazioni, manda i dati e poi se la vede il componente di memoria a ricevere il dato. Allora, abbiamo capito due cose. Abbiamo capito che la maggior parte delle informazioni, delle operazioni che fa il processore riguarda accessi alla memoria, o in lettura o in scrittura. E abbiamo capito che il processore va in memoria a prendere due tipi diversi di informazioni. Va a prendere istruzioni, va a prendere i dati sui quali queste istruzioni devono operare.